Un saluto a tutti da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi ascoltiamo quello che il nostro arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti ha detto in occasione del convegno L'etica del commercialista venerdì scorso presso l'Oasi dello Spirito. Non è la prima volta che ci incontriamo, ormai, come diceva prima chi mi ha preceduto, siamo ormai in una consuetudine per questo incontro tra il Vescovo, l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero, i commercialisti e gli esperti contabili. Il primo pensiero che mi viene nel cuore è quello di ringraziarvi, perché ormai chiunque fa la denuncia dei redditi, chiunque ha a che fare con la dimensione della tassazione nei confronti dello Stato, ha bisogno del contabile o meglio ancora ha bisogno del commercialista. Per cui siete voi poi quelli che indirizzano le singole persone a voler o a poter firmare per devolvere l'8 per mille alla Chiesa Cattolica e soprattutto siete voi quelli che in qualche modo filtrate questo messaggio. Ne sono esenti solamente quelli che ricevono una pensione, che non devono presentare appunto nessun modello, direi, di relazione per la propria tassazione allo Stato. Quindi un sentimento di ringraziamento. Ma al di là del sentimento di ringraziamento, mi piace mettere in evidenza quello che noi facciamo anche nella nostra diocesi per l'8 per mille. Noi riceviamo una quantità di denaro, certamente non moltissimo, ma una quantità di denaro da mettere a disposizione del culto e della pastorale, quindi di tutte le attività che vedono la nostra diocesi protagonista all'interno della società, nell'animare quella che è la realtà sociale, umana, religiosa della città e della diocesi, ma soprattutto riceviamo una quantità di denaro per quel che riguarda la presenza della carità all'interno della nostra diocesi. Senza citare, e non è poco, ciò che ogni sacerdote riceve alla fine di ogni mese, che viene proprio da quel cespite dell'8 per mille che lo Stato versa alla Chiesa Cattolica e che a sua volta versa l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e che il Sostentamento del Clero mette a disposizione poi di ogni singolo sacerdote. Non pensiate che sia una cifra enorme, è una cifra molto bassa. Non raggiungiamo, ve lo posso dire senza problemi, nemmeno 900 euro per ogni sacerdote alla fine di ogni mese. Però certamente è un contributo abbastanza importante perché è quello su cui possiamo contare per la nostra vita e per la nostra sussistenza. Ma quello che mi preme mettere in evidenza è che oltre a questo contributo costante, perché questo è un contributo che riceviamo ogni anno e che riceviamo tutti i mesi, noi abbiamo già usufruito di contributi straordinari. Avrete certamente sentito parlare della cittadella dell'accoglienza che abbiamo realizzato vicino al carcere di San Donato, dove abbiamo la mensa per i poveri e il dormitorio con la possibilità di accogliere 20 posti per le donne e 40 posti per gli uomini, che è in pieno funzionamento, e con questa cittadella dell'accoglienza facciamo fronte a molte necessità e a molte richieste che ci sono sul nostro territorio pescarese.
Da notare che il territorio pescarese non deve rispondere solamente alle esigenze della città di Pescara, ma come ben potete capire anche molte altre realtà limitrofe si riversano su Pescara e chiaramente ci chiedono aiuto. Vi cito solo pochi dati: abbiamo praticamente il dormitorio ormai al completo dal momento in cui l'abbiamo aperto, abbiamo la possibilità di fornire 180 pasti al giorno, a mezzogiorno per quelli che vengono a mangiare e 160 pasti alla sera. Anche perché la nostra mensa è l'unica mensa che è aperta al mattino e alla sera. Le altre mense dislocate in città, la mensa di Sant'Antonio e la mensa di Monte Silvano un po' più lontana, sono aperte solamente a mezzogiorno. Questo è realmente un dono grande che abbiamo ricevuto e siamo in coda anche per ricevere altri contributi che sicuramente aiutano alcune iniziative di carattere sociale che in qualche modo sono presenti all'interno della nostra diocesi. Perciò, senza dilungarmi ulteriormente, senza scendere in molti particolari che chiaramente potete immaginare e che vi possono essere messi a disposizione quando volete dalla nostra Fondazione Caritas e dal nostro ufficio Caritas diocesano, io concludo dicendo che sono contento della vostra presenza qui oggi pomeriggio, vi ringrazio di questo ascolto. Faccio affidamento a coloro che mi seguiranno nell'esposizione di qualche dato in più di quello che ho dato io, ma soprattutto sono contento che siate qui presenti a riflettere sull'etica del commercialista, cioè ciò che vi caratterizza da un punto di vista morale. E quando dico da un punto di vista morale non dico solo da un punto di vista di morale riguardante la fede cattolica, ma anche da un punto di vista umano, semplicemente umano, perché tutti siamo tenuti a rispettare quel codice etico che chiaramente è insito dentro la nostra vita e dentro la nostra storia. Perciò auguro a tutti buon lavoro e grazie ancora di aver accettato questo invito. Abbiamo ascoltato le parole dell'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti. Io vi do appuntamento domani, sempre alle ore 12 circa, dopo il GR nazionale. Un saluto a tutti da Carmela Creziato.